Ciao, sono Maria Eletta e sono una volontaria del Servizio Civile della Biblioteca di Scienze Sociali dell'Università di Firenze. Io vorrei consigliarvi questo libro che si intitola Mio fratello rincorre i dinosauri di Giovanni Mazzariol. È un giovane ragazzo veneto di 19 anni e racconta la storia sua e di suo fratello Giovanni, che è un po' il supereroe della famiglia affetto dalla sindrome di Down. Ve lo consiglio perché non è un classico, non è un libro per gli intellettuali, non è un libro colto, è un libro per tutti. È un libro per tutti perché è vero, cioè è scritto con un'estrema semplicità, con una grande tenerezza, ma anche con una grande profondità. E proprio per questo volevo citare un pezzo del libro iniziale che subito rende l'idea della scrittura dell'autore. Giovanni va a prendere il gelato, coppetta o cono? Cono. Se il cono non lo mangi, e allora nemmeno la coppetta la mangio. Giovanni, che a 13 anni, un sorriso più largo dei suoi occhiali, che ruba il cappello a un barbone e scappa via, che ama i dinosauri e il rosso, che va al cinema con una compagna, torna a casa e annuncia: mi sono sposato. Giovanni che balla in mezzo alla piazza. Giovanni è uno che fa ballare le piazze. Giovanni che sa essere estenuante, logorante, che ogni giorno va in giardino e porta un fiore alle sorelle, e se è inverno non lo porta, porta foglie secche. Giovanni è mio fratello e questa è la mia storia. È proprio una loro testimonianza della loro vita, perché è una storia commovente che rompe ogni barriera e per di più penso sia interessante perché si collega al mondo dei social e quindi rende il libro estremamente moderno. Terminata la lettura vi consiglio di vedere il video su YouTube, The Simple Interview, dove potete vedere i volti dei due protagonisti.